la partenza. Sicuramente i primi 15 si giocano la vittoria. Lo vedete là in mezzo, anche René Catrinussi proprio in prima fila. Il pubblico sta scandendo il countdown. Si aspetta soltanto lo sparo ed eccolo, parte la gara. Parte la gara ed è subito uno sprint, saranno 15 km di inferno. Un tracciato molto impegnativo che logora alla fine. René Catrinussi è lì nelle prime posizioni. Esce ancora una volta alla grande l'austriaco Rothmann. Rothmann che ha vinto l'ultima gara mondiale in programma che abbiamo seguito su Eurosport, i 20 km individuale. Vedete là davanti, seconda posizione Frank Luc. Gli uomini più in forma prendono subito la testa della gara. Un po' arretrato invece Raffaella Poiret. Sono momenti già concitati. Il gruppone Paos. Enrico Gross che ha cominciato un weekend proprio quel giorno straordinario con due vittorie consecutive, poi mi sa la vittoria con partenza in linea nello sprint. Dietro Enrico Gross nella gara Mass si è piazzato Raffaele Poiret e poi Sven Fischer. Quella è stata una gara assolutamente straordinaria con un Enrico Gross che proprio negli ultimi metri, nell'ultimo chilometro, è riuscito a passare Raffaele Poiret. Ha perso qualche posizione René Catrinussi, spero che non siano problemi di sci, che ieri lamentava Gottlieb Tascheler. Le condizioni di gara ieri erano cambiate ma oggi sono cambiate nuovamente. Favorito almeno nella gara individuale maschile gli austriaci, che con Rothmann ora sono ancora là davanti. Rothmann, Luc, Andresen, Bjørndalen, Rostashev, Shashurin, Fischer, quindi gli altri due austriaci, e poi il nostro René Catrinussi. Abbiamo invece tre russi, Viktor Maigorov, Vladimir Drashev e Pavel Rostashev. Poi un francese, Raffaele Poiret, un italiano, René Catrinussi, quindi gli altri. Vi ricordo che questa specialità è stata introdotta proprio l'anno passato, ma intanto apprestiamoci a seguire le prove al tiro. Mr. Madness, Vladimir Drashev ha aperto per primo ma ha commesso un errore. Due sono gli errori per Drashev, che quindi sarà costretto a due giri di penalità. Qui non si può sbagliare. 5 su 5 per Shashurin, due errori purtroppo per Catrinussi. Andresen due errori, Luc 3, 5 su 5 per Rothmann. Incredibile la prova dell'austriaco. Un errore per Anevold, 5 su 5 per Morgenstern e Gross. Qui comincia la serie dei giri di penalità. Hanno sbagliato in parecchi. Ne approfittano ovviamente coloro che non hanno commesso errori. Passa anche Wolfgang Rothmann, sehr gut unterwegs. Auch Rico Gross hat ganz gut ausgesehen, aber Rothmann und Poiret waren optisch im Anstieg sehr schön anzuschauen, spritzig, und man sieht auch die beiden Laufmann Rostovtsev und Shashurin auf oder zu den beiden auf und werden die jetzt gleich über. Vediamo se è aumentato il vantaggio del norvegese. Sembrano aver resistito bene da dietro. Rothmann sta portando gli inseguitori sempre più vicini a Bjørndalen. C'è anche Poiret, Rostashev, Maluins, Perner per Olenar Bjørndalen. Da dietro però si stanno avvicinando. Quindi gara assolutamente aperta. Raffael Poiret insegue insieme a Rostashev. Poi ci sono i due austriaci.
piccola esitazione prima di sdraiarsi sulla piazzola numero 1. Nel primo poligono le piazzole sono assegnate, mentre nel secondo, che arriva primo, si conquista la prima piazzola e così via per gli altri. Apre bene Björdalen da sinistra, anche Poiré come loro, ma lui si sbaglia, però il secondo Björdalen. Molto bene Poiré, due errori per Björdalen. E rimangono tali, 4 su 4 per Poiré, attenzione al francese, 5 su 5. Il francese è uno dei migliori in questa specialità, non a caso è stato lui proprio a vincere la prima gara con partenza in linea in assoluto disputata in Coppa del Mondo l'anno scorso. Attenzione anche a Shashurin, 5 su 5, sbaglia Rotman e dopo praticamente 25 bersagli consecutivi, anzi 26, commette il suo primo errore. Malissimo Gelland, 4 errori. 5 su 5 per Andersen, che sta recuperando anche lui, lo vedete si è rialzato, purtroppo è in ritardo René Catarinussi. 5 su 5 anche per Drasen, che recupera qualcosa. Per il momento Poiré ha 7 secondi di vantaggio su Shashurin, a sorpresa il lettone Maluic in terza posizione, Rostishev, grande continuità per il russo, è quarto, Drasen quinto, Andersen sesto e Perner settimo, tutti racchiusi in 30 secondi, poi c'è Rotman, l'altro austriaco, ottavo. Fischer 5 su 5, prova a riavvicinarsi, male per Luke. E nach dem Schießen hatte 7 Sekunden betragen. Ihn baute jetzt deutlicher aus. Shashurin kann nicht folgen. Ja, Poiré konnte also seinen Vorsprung stark ausbauen. Shashurin im Gelände bei weitem nicht so stark wie am Schießstand. Hinter Shashurin dann Oleg Maluins aus Lettland und dahinter Pavel Rostovtsev, Ulainer Björndalen oder Andresen. Dove avremo una nuova verifica del vantaggio del francese. Shashurin è stato risucchiato dal gruppo degli inseguitori e c'è Maluins davanti a tutti, 20 secondi, ma c'è un problema per Andersen, ci potrebbe essere un problema, una squalifica per Andersen. È stato due vittorie alla caccia della terza. Sono 8 i podi per lui stagionali, una continuità di rendimento incredibile. E pensate che proprio la scorsa estate, quando doveva cominciare la sua preparazione, ha avuto un brutto incidente con la moto, un brutto incidente che gli ha causato un problema abbastanza serio all'abbraccio, per il promesso sposo di Livgret Skjelbred, che quando vince dalla stampa norvegese viene considerato il figlioccio di casa. Un errore, due per Poiré, attenzione, no, ma viene dato buono l'ultimo bersaglio, quindi un solo errore per Poiré. Andersen al poligono con questo asterisco, ovviamente non può lasciarlo tranquillo. Un errore anche per Andersen, quindi un giro di penalità anche per lui. Due per Drashev, uno per Rostishev, ma lui sa sorpresa, 5 su 5, sbaglia anche Shashurin. Gara completamente aperta ad ogni soluzione, Perner commette un errore anche per Orenal Björdalen. Attenzione a Morgenstern, 5 su 5 per il tedesco, sbagliano Rotman e Björdalen, un bersaglio, anche Anevold. Quindi Maluic in testa, 5 decimi davanti a Poiré. Maluic ha recuperato 20 secondi sul francese. Andersen in terza posizione. Rostishev quarto, Morgenstern quinto. Rico Grosse e Purunen senza errori come Sandel. Maigorov invece... gemacht haben. Er wird ja nicht so dumm sein und das, diese ganze Geschichte hier vor allen Menschen
auf dem Schießstand machen. Und wenn er das auf der Strecke gemacht hätte, dann wäre. Commette una sciocchezza, lascia magari il caricatore con delle cartucce inserite, più in forma della stagione. Basta dire che a questi mondiali lui ha conquistato l'oro nella gara sprint, poi è stato sesto nella gara inseguimento, ma intanto sono sempre al comando Maluin Sepoiré. Andersen è sempre lì. È terzo davanti a Rostishev. Quinto a sorpresa Morgenstern. Maluins. Maluins che nelle gare con partenza in linea non è partito perché non era tra i migliori. Soprattutto Östersund con un quinto e un ottavo posto ha guadagnato i punti necessari per inserirsi nelle prime 27 posizioni. Vi ricordo infatti che a queste gare con partenza in linea per i mondiali sono iscritti i migliori 27, compreso il campione del mondo in carica, vale a dire Sven Fischer, che era compreso nelle migliori 27 posizioni. Maluins è ventesimo in classifica generale di Coppa del Mondo. Ma attenzione, questo è il momento più importante della gara. L'ultimo poligono, parte bene Poiré da sinistra, anche Maluins tiene. 2 su 2 per entrambi, c'entra anche il terzo Maluins come Poiré. Sbaglia invece Andersen, ma sbaglia anche Maluins, non sbaglia Poiré. 2 errori per Maluins che crolla, crolla il letto e se ne va Poiré. Straordinario mondiale per Raphaël Poiré, che con questo risultato va ampiamente in testa alla Coppa del Mondo. Vediamo cosa combina Björdalen. 2 errori intanto per Morgenstern. Rostishev straordinario in continuità, ha già vinto 2 argenti e qui può andare alla conquista della sua terza medaglia e a 7 secondi e 9 decimi di ritardo da Poiré. Björdalen 5 su 5, attenzione anche al norvegese, gara che si infiamma in questo finale. 2 errori per Mr. Madness, 1 errore per Perner, 1 per Rotman, sbaglia anche Anevold. Björdalen ha 23 secondi da recuperare nei confronti di Poiré, credo che siano troppi, mancano 3 chilometri alla fine. L'importante comunque per Olena Björdalen è conquistare una medaglia. Lui manca ancora sul podio di questi mondiali di Holmenkollen. 5 su 5 per Rico Grosso, intanto Maluins è sceso dalla prima alla quarta posizione. Sandel sale in quinta. Andersen scende in sesta, ma tanto il suo risultato non verrà poi preso alla fine a causa della squalifica. Grosso è decimo, metri, quando passerà Raphaël Poiré a questo rilevamento. Rostishev a mio avviso farà fatica anche a tenere dietro Björdalen, ma vediamo. Passa Poiré e il tempo scorre implacabile, aumenta il vantaggio di Raphaël Poiré oltre i 10 secondi, 11 secondi e 8 decimi di vantaggio su Rostishev. Qui cercano tutti e 3 soprattutto la frequenza, il ritmo, non possono forzare quando mancano ancora 2 chilometri 200 metri alla fine. Invariato il distacco tra Poiré e Björdalen, mentre guadagna su Rostishev il francese, è ultimo. Ma ci avviciniamo al traguardo, sempre in testa Raphaël Poiré. È sempre lontano Rostishev, forse ha guadagnato qualcosa, ma non so se gli basterà. Arriva anche Björdalen, direi che sono rimasti più o meno invariati i distacchi, comunque non è cambiato molto. Nelle prime 3 posizioni Poiré, molta chiarezza su quelle che saranno le possibilità dei 3 contendenti. Tiene alla grande Raphaël Poiré, ai 14 km 200 metri, sempre in testa, con un buon vantaggio, recupera qualcosa Pavel Rostishev, sono 10 secondi di ritardo.
quando mancano 800 metri al traguardo. Anche Bjørndalen ha recuperato il suo ritardo, è appena sopra i 20 secondi. Posizioni comunque che si sono stabilizzate. ...500 metri al traguardo per Raphaël Poiré, sempre in testa. Straordinaria prova del francese, francese che ha 359 punti in Coppa del Mondo, Bjørndalen ha 353, sono 6 punti che dividono i due. Dovrebbero raddoppiare se le cose non cambiassero. ...30 punti infatti per il vincitore, 24 per il terzo classificato, anche in queste gare mondiali che valgono per la Coppa del Mondo. Non ce n'è per nessuno, Raphaël Poiré si avvia a conquistare una medaglia d'oro strameritata. L'anno scorso, dopo aver vinto la prima gara in assoluto con partenza in linea a Ruppolding in Germania, era andato male ai mondiali proprio di Holmenkollen, dove c'era stato il recupero, ma intanto qui porta la bandiera francese fino al traguardo e questo è il secondo oro per i francesi. 4 medaglie complessive per i cugini d'Oltrappe, strameritato oro per Raphaël Poiré, seconda medaglia a questi campionati del mondo. Al secondo posto argento per Rostishev, il più continuo, terzo argento per il russo che ha mancato il podio soltanto nella gara individuale, e quindi finalmente medaglia Olenar Bjørndalen. Abbiamo vissuto davvero un'altra grandissima gara con la Francia, che qui ha dimostrato di avere ancora una scuola assolutamente competitiva. Arriva Andresen quarto, che forse non sa di essere squalificato, il suo tempo non vale, Sandel sarà quarto alla fine. Vediamo, si avvicina proprio un giudice ad Andresen. Pensate cosa sarebbe successo se Andresen fosse stato sul podio. Così non è stato, meglio per tutti.